Allora, iniziamo con i pettini di pollo. Facciamo dello spessore quasi tutti uguali, così. E li mettiamo in una bowl. Adesso passiamo alla cipolla, prima una metà, così, e poi un'altra metà. Dopodiché si pulisce la prima foglia e poi vado a prendere così, come dei petali, no? E faccio la stessa cosa con quell'altro quarto. E anche qui nella bowl. Passiamo al peperone, a così e a così. Poi, se volete, togliete i filamenti bianchi, a me non danno nessun fastidio. Vado a fare dei pezzi più o meno grandi come i petti di pollo, no? Così, questo è troppo largo. Vi regolate, insomma, scegliete voi la grandezza del peperone che volete. Se volete fare una cosa veramente carina della stessa misura, altrimenti fate come vi pare, state a casa vostra. E anche qui, via. Allora adesso la marinatura, sale, fiocchi di sale, ma usate quello che volete ovviamente. 4 spruzzate di aceto balsamico. Eh sì, ci sta. 5, mi piace. Poi vado a mettere ovviamente l'olio extravergine di oliva. Un cucchiaio in tutto. Limone, spremete un bel limone perché la freschezza del limone piace e come se piace. La paprika affumicata, ragazzi, mamma mia. Poi scegliete voi se piccante, dolce. Io la metto piccante perché a me piace. Ci vado a mettere il rosmarino, a così. Poi ci metto l'aglio in polvere. Nelle marinature l'aglio in polvere ci deve essere quasi sempre. Poi che ci possiamo mettere? Alloro. Poi schizzette de vin, così. Deve essere una bella marinatura, ragazzi, non mi fate incazzare. Worcester Sauce, che è questa qua, la trovate in tutti i supermercati d'Italia. Chiedetela e la trovate. Fate uno screenshot e la trovate. Per le marinature delle carni, io le uso sempre, anche per cucinare il filetto al pepe verde, la bistecca d'aiana, tante tante cose. Andiamo a mescolare, ci si sporca le mani, ragazzi. Altrimenti significa che non avete lavorato bene, se uscite fuori dalla cucina belli, che profumate, e non avete fatto niente, allora avete sbagliato tutto. Adesso foglio di pellicola sopra e lo lasciamo una ventina di minuti a macerare così in tranquillità. Se lo volete fare il giorno prima e metterlo in frigorifero tutta la notte, ovviamente è sempre meglio. Pepe nero, me l'ero dimenticato. Ragazzi, se volete spingere sul piccante, pure 3-4 gocce di tabasco ci stanno da Dio, eh. Iniziamo ad accendere la nostra piastra e la facciamo scaldare molto molto ma molto bene. Allora adesso per fare i nostri spiedini, broccetto, chiamatele come volete, insomma, io vi consiglio, se avete dei bastoncini per mangiare cinese, hai visto quelli che vi danno insieme al mangiare cinese, no? Che magari non li utilizzate mai, o se andate nei negozi quelli cinesi che adesso ormai è pieno, li trovate e li potete utilizzare benissimo per fare gli spiedini, perché tante volte quelli professionali che costano 5 volte di più, quando invece con questo risolvete tutti i problemi. Ancora meglio, se avete una pianta di rosmarino, potete togliere tutto il rosmarino e lasciare il ramo, e lì ci andate a pinciare tutto. Ma bando alle ciance, andiamo a bucare prima il peperone, poi ci metto il pollone, così, poi ci metto il cipollone, così. Poi ci metto il ciorizo. Il ciorizo lo faccio un po' più piccolino il pezzetto perché il sapore è molto importante. E poi la foglia di alloro, ok? E poi ripeto l'operazione. Nella piastra io prima do una spruzzata di olio leggera, così. Deve essere molto calda, ma non iperbollente, altrimenti si brucia tutto. E vado a mettere i miei spiedini fatti in casa in mezz'ora. E lo facciamo cucinare così. Se volete potete mettere un coperchio sopra per cucinarli bene. La piastra, ripeto, deve essere calda all'inizio, ma poi non deve rimanere iperbollente, quindi a fuoco basso, come se stesse su un barbecue, non ci deve essere la fiamma altissima, deve essere caldo ma costante. Come sempre vi faccio vedere anche la versione fatta con la friggitrice ad aria, chi ce l'ha potrebbe risultare molto utile. Andiamo dentro. Dopo 3 minuti vado a girare quelli nella piastra, così. Oh, mamma mia, che bello! Cosa c'è di più bello di quando si crea
la crosticina, io è quella che adoro di più, guarda, mamma mia. È proprio l'effetto che si ottiene quando la piastra è molto molto calda, no? Quindi adesso si rifà, ci rimetto un coperchio casareccio e ciao. Adesso cerchiamo di girarli anche in quest'altro senso e quindi di cucinare tutti e quattro i lati, no? Non soltanto due, non sopra e sotto. Anche i lati devono essere cucinati bene. Allora adesso spegniamo, faccio lo spessore, metto uno straccio sotto al grill e così faccio lo spessore e lo tengo in pendenza. E voi direte, ma perché sta a fare sta cosa? E adesso tu lo vedi, tu che stai criticando lo vedrai. Vado a mettere burro nella piastra appena spenta ma ancora calda. Metto il mio rosmarino fresco del mio orticello fatto essiccare e faccio sciogliere il burro con lo rosmarino e aspetto che diventi tutt'uno, che diventi insaporito, che si aromatizzi il burro. Quando il burro è bello aromatizzato lo vado a mettere sopra, così, guardate quale bellezza, guardate che bellezza. Questo darà ancora più sapore e tenerezza alla carne, pure se stiamo parlando di petto di pollo, ok? Questo serve, serve per godere. Questo è quello che distingue uno spiedino fatto in casa nella maniera classica e uno spiedino fatto in casa alla Simone. Questo è lo sprint in più, l'upgrade, il twist, chiamatelo come cazzo vuoi fare, basta mangiare questi spiedini. E adesso non ci rimane che metterlo al piatto e gustarcelo così. Mamma mia, ragazzi miei, che roba! Porca puttana! Cottura fantastica! La caramellizzazione dei peperoni è stupenda. Ovviamente non finisce qua perché abbiamo tutta quella bella salsina che vado a mettere sopra, che abbiamo creato. Guardate il chorizo che si è sciolto insieme al burro. E questa è goduria, ragazzi! Questa non è una cosa semplice. Io qui vi sto facendo godere e mi dovete ringraziare, ma sono anch'io che ringrazio voi perché mi fate fare queste cose, spettacolo. Poi ovviamente dal mio orto mi viene in soccorso così l'origanetto. Mamma mia quanto mi piace l'origano fresco, ragazzi, le foglioline che sta crescendo adesso, questo caldo sta crescendo a dismisura, solo i capelli non mi crescono, è una cosa incredibile, il resto cresce tutto, tutto, e non fate battute. Allora cuccioli piastrati, guardate qua che robetta, guardate che bella cottura caramellata del petto di pollo, del chorizo, petto di pollo imbevuto dal burro sciolto al rosmarino con un po' di origano fresco sopra, i peperoni belli bruciacchiati, la cipolletta, mamma mia quanto mi piace così, mamma mia. Poi facciamo spazio perché attenzione arriva quello fatto con la friggitrice ad aria, eccolo qui, più salutare, meno grasso. Ma se vogliamo ce lo mettiamo noi con una bella spruzzata di olio extravergine sopra così e anche una grattatina di pepe, ma quello lo mettiamo un po' dappertutto, non solo su questo. Mamma mia ragazzi, questi sono degli spiedini super atomici che se li rifate sia in una maniera che l'altra, i vostri commensali, i vostri amici, le mettiamo un fogliolino pure qua poverino, i vostri amici verranno tutta l'estate a mangiare spiedini da voi perché sono super fenomenali con una marinatura della signora Maria. E adesso attenzione perché gli spiedini vi svelano che amici avete, perché se avete un amico che non vi meritate, che nessuno si merita, mangia gli spiedini con coltello e forchetta. Se voi mettete gli spiedini a tavola così, boh, non dovete servire nient'altro. Se qualcuno mi dice, senti scusa, che mi porti il forchetto, ma battene a fanculo, così che devi dire. Mamma mia, gli spiedini che mai si mangiano. Minchia, con un morso ho preso cipolla, peperoni e chorizo. Adesso vado a prendere il pollo. Ragazzi, il petto di pollo così è superlativo. Il burro al rosmarino gli ha dato un sapore e una tenerezza, una succosità unica. Succosità non so se si dice. Però rifatevi i spiedini, non stiamo qua a insegnare l'italiano, stiamo qua perché vogliamo mangiare. Quindi imparate a mangiare da me,
e io sono orgoglioso di questa cosa qui. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Se condividete mi fate veramente un favore enorme, e a voi non costa niente. Alla prossima, grazie mille.